Sicuramente è una serata importante, una serata molto molto carina, soprattutto perché abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con gli ufficiali di gara, con il direttore di gara e chiaramente parlare fuori dalle gare, perché nelle gare siamo sempre veramente di corsa, per cui non c'è mai un attimo di tregua. Per cui ben vengano queste serate, soprattutto per, ripeto, confrontarci noi piloti con i commissari di percorso e con il direttore di gara, perché le nostre sono delle esigenze. Le gare si fanno e si riescono ad organizzare e a realizzare perché c'è un'unione, e questo è quello che praticamente ci deve essere. È stata una bella serata perché ci siamo ritrovati tutti con la stessa passione, uniti fuori appunto dalle gare, come dice Salvatore. Non abbiamo la tensione, quindi possiamo scambiare due chiacchiere. Qui ci sono degli specialisti del rally e tanti altri esponenti importanti del motorsport, quindi è un piacere ritrovarci, scambiare due chiacchiere. Nell'occasione magari ci facciamo gli auguri. L'occasione è stata quella di degli ufficiali di gara, che sono ragazzi che spendono il loro tempo facendo dei sacrifici come li facciamo noi, quindi abbiamo avuto l'occasione di poter incontrarci e scambiarci tranquillamente i ringraziamenti. Speriamo di vederci nei percorsi di gara con tutti, e un saluto agli appassionati. Sicuramente sì, sono venuti in gran numero sia organizzatori, piloti, addetti ai lavori. È stata veramente una manifestazione molto molto interessante, bella. Abbiamo chiuso la stagione, penso, positivamente, con gli amici soprattutto, che penso sia la cosa più bella nel nostro sport, condivisione e passione, che sono, diciamo, i nostri obiettivi che ci portano a fare sacrifici e soprattutto impegnarci ogni giorno per far sì che l'associazione vada sempre avanti. Ma sicuramente abbiamo avuto, in ordine così di arrivo, Domenico Cubeta, che col suo terzo posto nel campionato italiano montagna, che sicuramente ci dà grande soddisfazione a noi siciliani, perché sta dimostrando anno dopo anno di essere sempre più performante e veloce. Sicuramente non passa in secondo piano Totò Riolo, che ci ha fatto veramente divertire quest'anno con le sue innumerevoli performance assieme a Gianfranco Rappa, che sono riusciti a vincere delle bellissime gare. Personalmente ho avuto il piacere di stare dietro le quinte al Rally Legend con loro, devo dire veramente un ottimo team. Sicuramente Balletto è stato all'altezza della situazione, affidandogli una macchina veramente strepitosa, ma vincere con un 4 ruote motrici a Monza sicuramente gli fa veramente grande onore. 2019 sicuramente gli obiettivi migliori saranno quelli di partecipare alle manifestazioni sia in Sicilia, ma sicuramente abbiamo dei progetti, non ultimo attendiamo con ansia Pergusa, che possa riaprire i battenti e possiamo rivedere quelle mitiche battaglie che ci hanno fatto veramente appassionare sin da bambini. Il fatto che Pergusa riapra è molto importante sia per l'automobilismo siciliano, per l'indotto, per l'economia di Pergusa, ma soprattutto per tutta la storia che rappresenta quell'autodromo per noi sportivi siciliani. Sicuramente pensiamo di andare al Mondiale Rally in Sardegna, qualche altra gara in Italia. Personalmente penso di ritornare alle Ma, c'è qualche impegno per qualche gara ancora da vedere. Buoni propositi che ci portano ad essere fiduciosi per un programma sempre più cospicuo.